Due settimane fa, al primo webinar, io vi ho raccontato quella che era la storia dell'implantologia guidata. Quindi vi ho fatto vedere tutto quello che avevo fatto nei 20 anni trascorsi di implantologia guidata, quindi dalla fine degli anni 90 fino ad oggi. E vi ho mostrato tutto ciò che è stato sviluppato in questi anni. La lezione di oggi invece mirerà appunto nel ricordarvi giusto giusto qual è il protocollo, ma soprattutto utilizzeremo il software per realizzare insieme un progetto implantare. E poi vi farò vedere l'intervento di questo progetto, di questa progettazione che faremo insieme. Appunto, tutto questo grazie a GIMAS, e vi mostro adesso appunto un video di presentazione dell'azienda stessa che l'azienda mi ha chiesto appunto di mostrare. Da oltre 70 anni offriamo all'odontoiatra una proposta completa per il suo studio. Produciamo e commercializziamo materiali e dispositivi per l'implantologia, la terapia conservativa e rigenerativa, la parodontologia e per la pulizia del cavo orale. La capacità progettuale di GIMAS e la continua voglia di conoscenza ci hanno portato a sviluppare un nuovo processo produttivo per la realizzazione di un biomateriale utile alla rigenerazione ossea, da noi brevettato, apprezzato in tutto il mondo da più di 30 anni. Disponiamo di una nostra linea implantare associata ad un software per l'implantologia guidata che proponiamo, pionieri in Italia, dal 2010. Abbiamo accompagnato fianco a fianco generazioni di dentisti. Siamo un solido punto di riferimento per gli operatori del dentale. GIMAS, dal 1947, il miglior alleato per il tuo studio. Bene, iniziamo appunto con il protocollo BNX 3D Guide. Che cosa vi ho fatto vedere la settimana scorsa? Che per poter realizzare una dima chirurgica è necessario prima di tutto una scansione radiologica, quindi un combin o un dental scan, e poi una scansione ottica. Scansione ottica intesa di per sé non necessariamente digitale, ma anche un impronta tradizionale, tanto poi queste cose le vediamo. Questo sistema di chirurgia guidata si avvale dell'unione di queste due immagini, che sono appunto, ripeto, la scansione radiologica e la scansione ottica, che su una stessa base, quindi attraverso un processo che si chiama allineamento o matching, è possibile realizzare una dima chirurgica, la quale dima chirurgica viene realizzata sull'appoggio delle immagini provenienti dalla scansione ottica e con dei fori che non sono altro che fori provenienti da un'immagine radiologica. Quindi l'unione di queste due, quindi l'allineamento di queste due immagini, determina appunto la realizzazione della dima chirurgica che originariamente prendeva il nome di Model Guide, che nella nostra famiglia prende il nome di BNX 3D Guide. Bene, abbiamo detto che abbiamo bisogno di un'immagine radiologica. L'immagine radiologica viene ovviamente fatta con il combini, questo è il combini che ho io in studio, che ha la caratteristica anche di essere multifob. Cosa vuol dire? Che tu puoi scegliere la dimensione del fob, vivo view, quindi dello spazio di acquisizione. Perché faccio sempre vedere questa immagine? Perché a seconda della riabilitazione che dobbiamo fare, con questa tecnica di chirurgia guidata è possibile scegliere un volume di acquisizione dimensionalmente grande in funzione della riabilitazione che dobbiamo fare. Quindi, se dobbiamo mettere un dentino, è inutile fare una scansione di tutto il cranio del paziente. Possiamo tranquillamente fare uno spazio di acquisizione piccolo. Se dobbiamo fare invece una riabilitazione su un'arcata completa, avremo bisogno di una riabilitazione più grande e così via. Quindi perché questa immagine? Perché ricordatevi che dobbiamo sempre sottoporre il paziente ai minor raggi possibili applicabili. Non soltanto come tipologia di radiografia, quindi il combin, ma anche soprattutto sotto il punto di vista dimensionale.
Una volta fatta appunto la scansione radiologica, se il caso è un caso che si può presentare in chirurgia guidata, a quel punto dobbiamo decidere un passaggio importante, che è questo. Allora, il protocollo di BMX Study Guide, come vi ho mostrato l'altra volta, evidenzia la presenza di quella che è l'universal stand, che è questa forchetta che in certe situazioni viene inserita nella bocca del paziente. È a tre punti di repere radiopachi che corrispondono circa a 50.000 punti che vengono riconosciuti al software, e questa universal stent è quella che ti dà la possibilità di allineare, torno indietro, fra la scansione radiologica e la scansione ottica. Vediamo qual è il protocollo. I protocolli sono tre, suddivisi in Model Easy, eccolo, Model Free e Model Guide. Vediamoli uno per uno. Allora, Model Easy. Model Easy ha la caratteristica che il caso deve essere parzialmente edentulo con dei denti in cui vi è la possibilità che ci siano restauri metallici. Cosa vuol dire? Potrebbe anche essere la presenza di svariati ponti, e qualora ci siano, in un caso parzialmente edentulo, dei restauri metallici, dobbiamo necessariamente seguire la tecnica Model Easy, vale a dire viene fatta una tomografia computerizzata, quindi un combine con l'universal stent interdentato, quindi con questo e bloccato con il materiale da impronta fra le due arcate. Poi abbiamo la tecnica Model Free, in cui lo si può fare nei casi parzialmente edentuli, quindi come nel caso Model Easy, con sufficienti denti per poter allineare, lo vedete poi successivamente, però dove non ci devono essere molti restauri metallici. Perché? Perché se ci fossero molti restauri metallici, io non sarei in grado di allineare la TAC con l'impronta ottica. E quindi sarei costretta ad aggiungere nella bocca del paziente anche l'universal stent. Infatti, nella tecnica Model Free viene fatta un combine con le arcate distanziate, cioè senza l'universal stent interdentato, ma vi consiglio di mettere tra le due arcate due rulli di cotone. Ok? Poi abbiamo la tecnica Model Guide, la quale Model Guide è un caso edentulo, o con la presenza di due, tre, quattro denti, che però necessita della realizzazione di una dima radiologica. Quindi viene realizzata una dima radiologica unita, bloccata, fissata con la resina all'universal stent. Quindi con questa tabella, a seconda del tipo di paziente, quindi la presenza o meno di denti, a seconda della presenza o meno di restauri metallici, possiamo decidere se seguire il protocollo Model Guide oppure Model Easy, oppure se ci sono diversi denti e quindi l'allineamento si può fare sui denti, seguire la tecnica Model Free. Poi via via ve la spiegherò meglio. Vediamo un caso Model Easy, ok? Vi è la presenza di svariati denti e in questo caso faccio interdente con la presenza magari di alcuni restauri metallici, ma non necessariamente, e vi è la va inserito interdentato tra le due arcate e direttamente l'universal stent interdentato con un materiale da impronta, ok? Ovviamente radiotrasparente. E questo è l'esempio di un caso Model Easy. Vediamo invece il Model Free, ripeto, è un caso parzialmente edentulo con sufficienti denti, però senza restauri metallici. E questo caso riesco a trattarlo direttamente, ad esempio, facendo un'impronta ottica con lo scanner. Ora purtroppo qui c'era il video, ma non parte con questa versione del software. Una volta che abbiamo fatto, tanto questa cosa la faremo insieme, sento un rumore sottofondo di un microfono che probabilmente è meglio disabilitare. Che
chiedo scusa, potrebbe dar fastidio anche agli altri. Quindi, una volta presa l'impronta, che possa essere un'impronta tradizionale, alginato o materiali da impronta, o un'impronta ottica, è necessario, come avevo detto, fare un allineamento tra il modello, quindi, e la TAC. Okay? Dall'allineamento tra modello e TAC è possibile, lo vedremo, realizzare una dima chirurgica. Perché questa immagine? Perché questo sistema ti dà anche la possibilità di controllare se il paziente si è smosso o se ci sono delle distorsioni. Vedete ad esempio, questa è la TAC, questa è la scansione intraorale. Dal perfetto allineamento è possibile notare che in questo caso c'è un perfetto allineamento, quindi il tutto sistema funziona. Nell'immagine che vedete sulla sinistra invece vedete che c'è una distorsione, quindi probabilmente o l'impronta o la TAC sono venuti male. Vediamo la tecnica Model Easy. La tecnica Model Easy invece prevede la realizzazione di una dima chirurgica. Perché? Perché in questo caso il mio prodotto finito sarà una dima chirurgica la quale appoggerà non sui denti, quindi sui tessuti molli, in modo tale da poter realizzare la mia chirurgia. Ok? E questa è la tecnica Model Easy. Bene, iniziamo con il nostro protocollo del caso che dovremo progettare oggi. Bene, il primo passaggio sarà, oltre ad aver preso lì, abbiamo detto, realizzato il combin, faremo l'impronta. L'impronta potrebbe essere completamente analogica, quindi con i nostri materiali da impronta, oppure, se avete uno scanner, anche con un'escansione intraorale. Vorrei specificare che questa tecnica di chirurgia guidata è aperta a qualunque livello di digitalizzazione. Nel senso, io non ho niente in studio digitale, bene, posso fare questa tecnica di chirurgia guidata con la tecnica analogica e che vi farò vedere. Oppure ho uno scanner, posso utilizzare lo scanner per quei casi in cui si può appunto utilizzare lo scanner, oppure magari non ho lo scanner ma ho un odontotecnico che si è digitalizzato acquistando magari lo scanner da banco o digitalizzato utilizzando dei software che ora poi li vedremo insieme, oppure digitalizzato perché magari ha acquistato una stampante 3D. Quindi questo sistema, il protocollo BIZT Guide, è aperto a qualunque livello di digitalizzazione. Bene, prendo l'impronta. Beh, se prendo l'impronta con lo scanner è facile, poi lo vedremo più avanti. Se invece io prendessi un'impronta tradizionale, eccola qua, a quel punto realizzo il mio modello in gesso, la do all'odontotecnico, il quale con il suo scanner la digitalizza e posso, dalla digitalizzazione è possibile ricavare il modello STL del modello, il modello master, e ovviamente anche la ceratura diagnostica. Quindi la regola è che il paziente viene nel nostro studio per mettersi i denti. Quindi in questo caso l'odontotecnico mi realizzerà quella che è una ceratura diagnostica direttamente sul modello. Fatto questo, arrivo io, il clinico, il quale farà la progettazione implantare e oggi la faremo insieme, ok? Quindi una progettazione, vedete, implanto protesica. Perché implanto protesica? Perché non solo devi posizionare gli impianti dove c'è osso, ma soprattutto devi posizionare gli impianti nel punto in cui tu sarai in grado di realizzare quel manufatto protesico che poi, appunto, vedete, proviene dalla ceratura diagnostica. A questo punto, una volta progettato il nostro progetto implantare, dobbiamo realizzare quella che è la dima. E vi sono differenti metodi di realizzazione della dima, a seconda, come ho detto prima, del livello di digitalizzazione. Quindi, io sono un dentista analogico, non ho niente, e il mio odontotecnico è analogico anche lui,
Quindi a questo punto io non farò altro che collegarmi all'indirizzo che vedete scritto qui, registrarmi, che è direttamente il sito di Bionova, e spedire quelli che sono i modelli e il progetto, quindi masterizzare un disco contenente il mio progetto implantare, spedire i modelli al centro di produzione attraverso la registrazione viene fatta tutta attraverso il sito, quindi spedire il tutto e loro mi invieranno appunto la dima chirurgica. Bene, mi fa piacere pensare però che io collaboro con un laboratorio autorizzato, collaboro con un laboratorio che ha lo scanner e che quindi mi può aiutare in questo percorso al punto tale, si sente un rumore sottofondo pesantissimo, quindi il laboratorio autorizzato, e qui vedete la lista dei laboratori odontotecnici autorizzati in Italia, ok, dove io posso appoggiarmi a loro non solo per poter avere il file STL da aggiungere nel mio software, ma anche perché magari alcuni di loro hanno anche il software Guide Design, lo vedremo fra un attimo, per poter disegnare la dima. La terza possibilità è che faccio tutto in house, cioè io nel mio studio, oltre ad avere il software BNX 3D Guide, ho anche il software Guide Design, che è il software che appunto mi dà la possibilità di progettare in house e la dima e ovviamente magari anche stamparla. Quindi attraverso questa slide è possibile vedere, lo ripeto, che a qualunque livello di digitalizzazione tu puoi realizzare dime chirurgiche con questa tecnica. Appunto, qualora io avessi il software Guide Design, è possibile in house disegnare la dima specificando la boccola che ho, e vedete che qui io disegno facendo i click lo spazio entro il quale deve essere realizzata la dima, e questa è la dima in formato STL che riesco a produrre direttamente con il software. Fatto questo, la invio alla stampante 3D che ho in studio, che ovviamente è un formato STL libero, quindi la puoi stampare con qualunque stampante, purché tu utilizzi una resina certificata per uso per dime chirurgiche, che ti dà la possibilità anche di essere questa resina sterilizzata. Vedete qui sulla sinistra la dima stampata con questa stampante ancora diciamo da sterilizzare, e questa invece è la dima che vira il colore, che quindi è la dima sterilizzata. Andiamo a vedere appunto la progettazione del caso. Quindi apriamo il software, scusate, ora i nomi avrei dovuto toglierli, però purtroppo ci sono. Ok, e iniziamo quella che è la progettazione del caso. Questo è il nostro paziente, ok? Ho già precaricato ovviamente la TAC e ho già realizzato quello che è l'emergenza del foramentoniero e quindi il passaggio del nervo, l'alveolare inferiore, ok? A questo punto io mi trovo in una maniera libera nel dover realizzare gli impianti. Ovviamente verrebbe spontaneo dire aggiungi un nuovo impianto, metti l'impianto GIMAS, eccolo qua, ne metto uno e progetto il mio impianto. Però non è questo il giusto metodo. Non è questo, perché facendo così io sto progettando un impianto, lo vedete qua, sto progettando un impianto seguendo l'aspetto anatomico, ma non l'aspetto protesico. Quindi per poter invece scegliere un aspetto protesico è necessario caricare il file STL. Come viene fatto? Andiamo su modelli, andiamo su allineamento, questa è l'immagine con BIN,
Ok. Carico il modello. Vado su corso guidato a GIMAS, caso STL, vado su il mio modello, apri, eccolo qua. A questo punto, cambiando la densità, e vedete che qui non ci sono sufficienti manufatti protesici, quindi avete notato che qui ho preso un'impronta tradizionale, ok? L'odontotecnico con il suo scanner mi ha digitalizzato il modello e mi ha fornito il modello digitale e anche la ceratura diagnostica. A questo punto io sulla sinistra ho aperto la TAC, sulla destra ho aperto invece il modello digitalizzato e a questo punto devo creare l'allineamento tra questi due. Basterà scegliere delle superfici, in questo caso clicco qui, poi clicco qui, ok, e la cosa interessante è che il software non allineerà queste due immagini sulla base del puntino rosso, arancione, ma allineerà sulla base del volume di tutta la sfera, quindi farà un best fitting. A questo punto clicco qui e clicco qui, ok. Vedete che queste sono immagini dove ci sono probabilmente un'otturazione in amalgama e quindi si è generato uno scattering dove ovviamente non le utilizzerò per fare un allineamento. A questo punto il mio consiglio è andare sempre punti distanti tra di loro, ma sia vestibolari che linguali. Ok, quindi cliccherò qui e cliccherò qui. Ok, a questo punto vado qui e vado qui e vedete che ho già sufficientemente. Prendiamo un altro punto, prendiamo questo spigolo, ok, prendiamo questo spigolino qui e questo spigolino qui. A questo punto diciamo allinea e il software cercherà i migliori superfici di allineamento fra sulla sinistra il modello TAC e sulla destra la scansione del modello. E vedete che sono molto ben sovrapposti, perché vi è una sovrapposizione sempre sullo zero, vedete che le immagini verdi sono predominanti e quindi vuol dire che c'è un ottimo allineamento fra le immagini. Mi pare di sì, sì, confermo. Ok. Comunque lo ricontrolleremo poi. Gli dico aggiungi modello. Ok, è stato aggiunto il modello. A questo punto andiamo su modello, lista modelli, e andiamo a controllare se effettivamente l'allineamento è corretto oppure no. Vedete che qui c'è una piccola distorsione. Eccolo qua, vedete, c'è una piccola distorsione, quindi vuol dire che mi fa pensare che forse non è stato fatto un allineamento corretto. Ok, sì, confermo, non è stato fatto un allineamento corretto. Quindi allora elimino questo allineamento e lo rifaccio. Quindi allineamento e riparto da capo. Riparto da capo, nessun problema, è sempre necessario fare un controllo della precisione. Quindi in questo caso lo rifaccio, magari questa volta più velocemente e magari anche con meno punti. Ok. Questo lo facciamo direttamente in cresta. Quindi è determinante. Questo è un passaggio molto importante al fine di quella che è la realizzazione della dima chirurgica. Quindi questo lo metto qui. Questo lo metto qui. Magari ho sbagliato qualcosa, non lo so.
vabbè. Terzo punto. Terzo punto. Ok, proviamo a vedere l'allineamento come questa volta. Ok, sembrerebbe buono, però non è da escludere il fatto che io possa anche aggiungere altri punti. Ad esempio, se io volessi, ancora prima di dargli l'ok, aggiungere magari, vediamo qua, questo angolo, con questo angolo, gli dico allinea nuovamente e vediamo se il margine di errore migliora. Ho deciso di, potevo utilizzare già l'allineamento precedente, però ho deciso di rifarlo proprio perché molti hanno difficoltà a fare questo passaggio. Ok. Aggiungi modello. Benissimo. A questo punto andiamo su modelli, la lista dei miei modelli. Modelli, lista modelli. Ok. Bene. Ok. A questo punto gli dico importa. Importa che cosa? Importiamo ovviamente la ceratura diagnostica, che è un po' il motivo per cui Wox, eccolo qua, per cui io ho fatto l'allineamento. Ok? Sulla ceratura diagnostica gli dirò fammela vedere di altro colore, così la noto meglio, e questi sono i nostri futuri denti. Quindi tolgo adesso quello che è il modello tridimensionale che a me non interessa tanto e finalmente, magari mettendo anche l'estensione degli impianti, incomincerò a progettare l'impianto. Bene, qui abbiamo l'emergenza del nervo su questa scansione, su questa sezione, scusate. E in questo punto ho messo un impianto a caso che mi sembra un pochino corto, quindi gli diremo mettimi un impianto più lungo, in questo caso magari potrei mettere tranquillamente un impianto da 11,5. Qualora io vedessi che l'osso è molto duro, potrei anche decidere di utilizzare uno slim fit, ma in questo caso metterò un impianto standard, e a questo punto mettere il moncone, quello che ritengo più adeguato. In questo caso metterò un moncone dritto. Fatto questo, inclinerò l'impianto posizionandolo nel centro del nostro impianto, del nostro dente. Ovviamente sceglierò la quota e cercherò di adattarmi sempre in modo tale che l'impianto sia nella posizione migliore, e per poter controllare questo è possibile farlo anche attraverso la visione centrica. Eccola qua. La visione centrica non è altro che immaginate di essere all'interno dell'impianto e ruotarvi, lo vedete qua, ops, lo vedete qui, e ruotare a 360 gradi intorno all'impianto, e vedete che l'osso ruoterà appunto a 360 gradi intorno al mio impianto. Ovviamente nel momento in cui viene scelto l'impianto viene scelto anche il tipo di abutment, quindi qualora mi accorgessi che il tragitto trasmucoso è molto alto, allora sceglierò un moncone, qualora volessi fare carico immediato, un moncone con una spalla, eccola qua, alta, a differenza invece quest'altro di una spalla più bassa. Andiamo in questo punto dove qui io pensavo di mettere il mio secondo impianto, tasto destro, nuovo impianto, e a questo punto metterò magari, qui abbiamo un osso più spesso, un impianto 4x10. Ok.
magari non così. Quindi vado a posizionare il mio impianto e vedete che farò in modo tale che l'impianto cada perfettamente nel centro del dente, perché qualora io voglia pensare di fare tecnica avvitata, per me sarà determinante non posizionare l'impianto in questo modo, ma posizionarlo in modo tale che la vite cada perfettamente nel centro del dente. Ovviamente i movimenti sono diversi, ok? Ora posso anche, qualora mi avvicini troppo al dente, al nervo, ovviamente ci saranno dei segnali di allarme che mi evidenzieranno che sono troppo vicino al dente, al nervo, o tra dente e impianto impianto. Quindi vado a posizionare l'impianto e così posizionerò l'altro impianto, che questa volta metterò un impianto lungo 8 mm, sempre con lo stesso moncone, giusto per farvi vedere, e questo sarebbe il terzo impianto. Vedete che non sono sufficientemente soddisfatto? Ecco, ora sì. Quindi la logica qual è? Vedete che in poco tempo ho progettato perfettamente questo caso. Ovviamente le funzioni che abbiamo a disposizione sono diverse. Quindi una volta progettato l'impianto e il moncone, sulla base di quella che è la ceratura diagnostica, posso anche eliminare la ceratura diagnostica, posso attivare il modello in gesso, ok, il modello scansionato, e a questo punto chiederò al software di togliermi magari gli abutment, abutment non mostrarmeli più, ma soprattutto farmi vedere le boccole, perché un'altra cosa importante è, sceglierò le boccole in questo caso model guide, ok, in questo caso devo assicurarmi che la boccola sia sufficientemente distante dal dente. Tradotto, se io avessi progettato per motivi implanto protesici l'impianto in questa maniera, ovviamente la Dima non potremmo realizzarla, a meno che non togli il dente. Quindi in questo caso quando fai una progettazione implantare, bisogna progettare anche ragionando sulla possibilità di appunto far sì che sia producibile la Dima, e quindi per lo spazio della boccola e del portaboccole che viene stampato sempre con la stampante 3D, quella del centro di produzione o quella dell'odontotecnico o in house, quella che il dentista può avere direttamente nel proprio studio. Ovviamente bisogna tener conto anche di quella che potrebbe essere la quota con cui si inseriscono gli impianti, la profondità. Ovvio, se io posizionassi un impianto in questo modo, posso assolutamente pensare che nel momento in cui vado a realizzare il mio progetto, dov'è? L'ho perso, e qui ci sarà una fenestrazione dell'impianto. Quindi, essendo che qui abbiamo l'osso sufficientemente sottile, credo che, a meno che non si voglia fare qualche manovra di GBR o di espansione o che altro, se lo volessimo fare con una tecnica guidata standard, sarei costretto a mettere l'impianto leggermente più profondo. Ok, quindi posizionerei l'impianto in questa maniera. Vado, non tanto le boccole, vado a riposizionare il mio wax, quindi la mia ceratura diagnostica, elimino quello che è il modello che in questo momento non mi serve e ricontrollo la mia progettazione. Quindi questo lo vado a spostare leggermente più in qua, cerco magari di progettarli il più paralleli possibile, se è possibile, ma non è poi così tanto importante per me. Certo è che farò una protesi probabilmente avvitata, e quindi se gli impianti sono paralleli l'asse di inserzione è migliore, e soprattutto migliore sarà anche il carico. Quindi qui ricontrollo attraverso la funzione centrica che l'impianto sia completamente perfettamente posizionato, ok? Potrei metterlo anche più lungo, ma sinceramente non mi interessa mettere un impianto
un millimetro e mezzo più lungo o mettere un 13, io qui non faccio carico immediato, quindi non sono per niente, non ho necessariamente bisogno di avere un impianto lungo, ma mi va bene invece rimanere in sicurezza. Parlando di impianti, posso fare anche la collisione, quindi attivo la funzione, e vedete che qua, aspetta che tolgo gli impianti come centrica dell'impianto, e vedete che qui ho una collisione a 2,9 mm. Io ho attivato la collisione a una distanza di 6 mm, per farvi capire, ovviamente non mi interessa così tanto, ma perché facendo così lui mi mostra la distanza che vi è fra, in questo caso, il nervo e l'impianto, quindi 2,9. Ovviamente se io mi allontano sparisce il segnale, se mi vado a avvicinare lui mi dà una distanza, mi dà l'allarme che sono troppo vicino. 2,81 per me non è troppo vicino e quindi sono assolutamente tranquillo nella realizzazione del mio progetto. Ok, altro ragionamento, lui mi informa della distanza tra impianto e nervo, ma mi informa anche della distanza fra impianto e impianto. Quindi qualora io progettassi gli impianti troppo vicini tra di loro, lui ovviamente mi si illumina comunicandomelo. Quindi in questo caso gli dico annulla impianto e lui me lo riposiziona nella posizione precedente. Quindi mostro collisione impianto. E diciamo che sommariamente queste sono le cose base di una progettazione implantare. Quindi ripeto, prima di tutto fare l'allineamento tra l'immagine radiologica e l'immagine della scansione dell'odontotecnico o scansione ottica, fare l'allineamento sulla base di questo, caricare la ceratura diagnostica, eccola qui, che la si può fare sia da parte dell'odontotecnico sia direttamente con il software, cioè nel senso io qui posso anche aggiungere un dente e dirgli fammi la forma di un premolare. Se devi fare un caso singolo è semplice, se devi fare un caso dove già ci sono più impianti diventa più complicato. Quindi questo comunque è. E adesso io vorrei farvi ritorno all'immagine del software, anzi vi faccio vedere questo. Questa è la ceratura diagnostica, scusate, il modello master, avete visto qui ho preso l'impronta tradizionale, quindi in alginato in questo caso. Poi sulla base di questo posso aggiungere l'antagonista, infatti oltre all'impronta inferiore ho preso anche l'impronta superiore, che vedete qui il paziente ha un manufatto protesico mobile, quindi ha credo un ragnetto, ora non lo so perché il paziente era in una consulenza. E carico la ceratura diagnostica, ora tolgo un attimo quella che è il modello in gesso superiore, l'antagonista, e sulla base di questo, una volta progettato il caso, come vi ho fatto vedere adesso, l'immagine viene esportata e attraverso il software Guide Design, ovviamente ve l'ho fatto vedere qui, Guide Design, eccolo qua, viene realizzata una dima chirurgica. La dima chirurgica ve la faccio subito vedere, che è questa. E questa è la dima chirurgica che ho realizzato per questo caso. Vedete che c'è un appoggio su tutti i denti, c'è un rinforzo che è stato così. Vi avevo appunto fatto vedere che cosa è il modello master, la ceratura diagnostica col suo antagonista, ma soprattutto soprattutto la realizzazione della dima chirurgica, che è questa, che è stata disegnata con il software, eccolo qua, Guide Design, che è il software connesso con il software Implant 3D, quindi BNX 3D Guide, ma soprattutto un'altra cosa che volevo mostrarvi è
vediamo se torno qui, ok, è che non vi ho fatto vedere la possibilità di progettare anche un pin, quindi generale impianti, aggiungi impianto, ok, possiamo andare sull'impianto anchor pin, ovviamente senza questo e senza questo, ok, e questo qui è il pin che io posso progettare per poter bloccare ulteriormente la DIMA. Quindi i sistemi che abbiamo a disposizione sono essenzialmente tre, che sono la stabilizzazione attraverso resina, attraverso i pin laterali o attraverso i pin crestali. I pin laterali sono quelli che vengono progettati con software. Ovviamente un errore che viene commesso spesso è quando il pin viene inserito in uno spazio dove è oltre il fornice. Quindi ovviamente bisognerà assicurarsi che la parte del pin deve essere inserito nel punto in cui è possibile realizzarla. Un'altra cosa che vi faccio vedere è il fatto che gli impianti possono ruotare, e questo è molto utile nei casi in cui viene utilizzato un moncone inclinato, no? Ad esempio, mettiamo il caso che io, a causa del nervo, sia obbligato a posizionare l'impianto in questo modo. Ok, a questo punto tasto destro, aggiorna impianto. Io nella libreria dei monconi avrò i monconi che possono essere, ad esempio, monconi inclinati. Ecco, scegliamo questo moncone, che è quello inclinato a 20 gradi. Gli dico ok e togliamo le boccole, guide, toglimi le boccole, montiamo impianti, mostrami gli abutment, e questa è una cosa importante a farvi vedere. Vedete che se io montassi l'impianto così, ovviamente il moncone non sarebbe nella posizione corretta. Quindi ecco, posizionerei l'impianto inclinato in questo modo, e qualora in questo caso volesse fare una protesi avvitata o cementata, in questo caso cementata, perché vedete qui ho utilizzato un moncone cementata, ma potrebbe essere anche un MUA, vedete che non si sente. Non si sente? Mi sentite ora? Io sentivo. Sì, si sente correttamente. Sì. Si sente. Si sente bene. Ok, vado sui modelli, vado sulla ceratura diagnostica, aumento la trasparenza e vedete che tolgo impianti, mostra estensione impianti, vedete che in questo modo, anche qualora avessi posizionato un impianto inclinato, riesco... Non si sente. Mi sentite? Allora, noi sentiamo correttamente. Il dottore che non sente, se vuole provare ad abbandonare e poi rientra utilizzando lo stesso link e la faccio rientrare. Prego, dottore, vada avanti. Ok, perfetto. Quindi, in poche parole, ora proverò a parlare anche più forte, ma insomma, credo che il problema non sia esatto, la voce. Quindi, avete visto che è possibile progettare l'impianto e farlo ruotare affinché l'asse protesico, in questo caso, cada perfettamente all'interno del mio dente. Detto questo, se siete d'accordo, farei una pausa domande sulla parte software, perché poi vi inviterò a guardare insieme il protocollo chirurgico e quindi l'intervento di questo caso. Potete abilitare per fare le domande. Ci sono domande? Se no, io vado avanti. Ok, va bene, nessun problema. Andiamo avanti comunque. Vediamo l'intervento chirurgico. Ok,
Si vede l'immagine? Sì. Perfetto, ok. Vedete, questo è il caso che abbiamo appena progettato, quindi un'edentolia sul terzo quadrante, e vedete che in questo caso non vi è sufficiente gengiva aderente in questo punto. Si vedeva appunto che le creste, soprattutto in questo punto, no, in questo punto la cresta era sottile, e quindi io non vorrei in questo caso utilizzare il mucotomo. Sicuramente lo potrei utilizzare in questo punto, ma vedrete che qua in fondo non c'era così tanta gengiva aderente, si vede appunto come era stremata, ma soprattutto in questo punto vi era poca gengiva aderente. Quindi ho optato per fare non una chirurgia flapless, ma una chirurgia con microlembo. Vedete, in questo caso ho inserito la dima, e queste finestre sono utili per mostrare che la dima è calzata perfettamente. Vedete, appunto, prima ho detto probabilmente vi era un'otturazione in amalgama, eccola qua, che è quella che mi generava uno scattering tale da non potermi far allineare nella maniera corretta. A questo punto viene fatta una anestesia, io non faccio mai anestesia troncolare per fare questi tipi di interventi, e vedete che in questo caso viene subito inserito la fresa per pin laterale. Quindi la dima, come vi ho fatto vedere, presenta un pin laterale che sarà colui che mi garantirà la stabilizzazione della dima stessa. La dima in questo momento ha un appoggio sui tessuti duri, quindi sui denti, e un appoggio sui tessuti molli. Infatti avete notato che ancora non ho sollevato il lembo. Quindi la fresa viene passata fino alla sua quota. Se vedete dei micromovimenti, il micromovimento di per sé non è la dima, ve lo anticipo, ma è stata applicata a una funzione di stabilizzazione dell'obiettivo, che a volte sembra che tutto quanto si muova. Una volta fatto il foro, viene posizionato il pin, ma tanto lo vedrete successivamente, e viene sollevato un lembo. Vedete che qui la gengiva aderente non è tanta, e soprattutto qua davanti ora non si vede tantissimo, ma tanto poi lo vedrete, e quindi preferisco sollevare un microlembo. Non so gli altri, ma io non vedo il video avanzare. Esatto, ciao Andrea. Anch'io, il tuo video va molto a scatti, quindi noi vediamo delle immagini congelate, come fossero una sequela di fotografie. Allora, ciao Stefano. Allora, noi abbiamo fatto i test prima e tutto circolava. Probabilmente il traffico internet su così tanti è aumentato. Io non sono collegato alla rete Wi-Fi, ma sono collegato a una rete LAN cablata. E quindi sei al top della connessione. E quindi va bene. E quindi uno dei Draghi dice che vuole digitalizzare l'Italia con la fibra. Buono. Va bene. Ok. Che dia il vaccino a tutti, però, prima. Con Fabri Fibra. Ecco, esatto, Draghi Fibra. Che cosa vedete adesso? Vediamo lo scollatore piezoelettrico che avanza con degli... Ma comunque, insomma, riusciamo a capire che stai lavorando, ecco. Ecco. Stai scollando i tessuti con lo scollatore piezoelettrico. Bene, allora guarda, raccontalo pure te, Stefano, così mi fai capire quanto riuscite a vedere. E vabbè, in questo momento stai lavorando in cresta, stai scollando i tessuti crestali. Esatto, vedi che la gengiva aderente non era tantissima. No, infatti. E che soprattutto preferisco lasciare quel gommone vestibolare. Un'altra cosa che vi farò vedere tra un attimo è il puntino
che ho fatto con il PIN. Eccolo qua, lo vedete? Sì, lo vediamo. Ok, questo punto è quello che mi garantisce che la dima non fletta distalmente, perché nel momento in cui ho aperto il lembo, la dima potrebbe flettere. Vado avanti. In questo caso avete visto che l'impianto era stato leggermente più profondo, posizionato più profondo, e quindi viene fatto una regolarizzazione della cresta. Oltre a togliere tutti i frustolini di periostio e di osso magari troppo mineralizzato, preferisco dare un po' di vitalità a questo osso e quindi a spianare con l'inserto SLC. Riuscite a vedere finora? Mi sono fermato un attimo. Sì. Bene. Questo inserto, questa fresa, scusate, è il preparatore crestale che ha due funzioni importanti. La prima è togliere tutta quella parte di osso che sta al di sopra della testa dell'impianto, tradotto, la piattaforma dell'impianto arriva pressappoco qui, ok? Quindi, passandola fino al suo stop, mi toglierà tutta quella parte di osso che sta dall'impianto in su, ok? Questa è la prima funzione. La seconda funzione, ancora più importante, è quella che fa questo puntino qui, il puntino della fresa, che è l'inizio di tutte le frese che passeranno successivamente. Per il concetto della doppia guida, no? Cioè della guida, della fresa guidata in due punti. Vedete che il preparatore crestale deve essere posizionato sempre fino al suo stop. Ok, ora purtroppo, ok, qui le mie frese sono un pochino finite e quindi vedete devo schiacciare anche con il pollice, hanno fatto parecchi chilometri come suol dire. Il preparatore crestale lo si passa su ovviamente tutti, sempre su tutti quanti le boccole, quindi per tutti gli impianti, e vedete che con il pollice creo un carico perfettamente in asse con l'impianto stesso e quindi con la dima. E vedete che il pin, tra l'altro, mi tiene appunto distanziato, in questo caso il lembo. Così facendo, con il lembo, con l'apertura del lembo, io riesco a fare la mia preparazione, quindi la mia osteotomia, senza bisogno di, senza perdere quella che è la gengiva aderente. Ok. E vado avanti sempre fino alla quota. Ok. Ecco, questa è un'immagine che vorrei congelare un attimo. Questo impianto era, mi pare, un 4x10 e io ho posizionato la fresa diametro 2, fresa pilota, per 10 mm. Però vedete che questa non è guidata. Non è guidata perché? Perché la fresa diametro 2x10 si è impegnata nel puntino fatto dal preparatore crestale precedente, ma non si è impegnata nella boccola. Quindi perché ho mostrato questa fresa? Per farvi vedere che questa non è la fresa corretta, bensì la fresa che deve essere passata sempre per prima, o meglio per seconda, dopo il preparatore crestale, deve essere la fresa diametro 2, lunghezza 8 mm. Perché? Perché se io passo la fresa 2x8, che è lei, vedrete che questa si impegna nel puntino e si impegna nella boccola. Quindi una linea passante per due punti non può far altro che andare perfettamente in una sola direzione.
Una volta passata la 2x8, a quel punto posso mettere o la 2x10 o la 2x13 o la 2x15,5, quindi la fresa corrispondente all'impianto, e questa si impegnerà nei primi 8 mm della fresa precedente e nella boccola, e quindi siamo certi che questa sarà guidata. Infatti vedete che mettendo la fresa diametro 2, lunghezza 10, questa si impegna per i primi 8 mm e nella boccola. Difatti si vede che all'incirca mancano 2 mm. La stessa fresa, in questo caso, la lascerò all'interno per stabilizzare ulteriormente la dima. È un'abitudine che spesso faccio. A questo punto passerò la fresa diametro 2x8 su tutti gli altri impianti, poi la 2 per la quota corretta. In questo caso, ecco, era la 2x11,5, perché avete visto che l'impianto che ho progettato mesialmente era la 2x11,5. E queste, tra l'altro, sono le nuove frese, quelle che vedete qui nel kit, in questa immagine, che sono quelle frese che ti garantiscono appunto anche il passaggio della fisiologica all'interno e la esportazione di quelli che sono i trucioli di osso, per garantire anche la continuo raffreddamento. Vedete che con questi scarichi questa fresa ti dà la possibilità di mantenere sempre pulita. Sulle vecchie frese, quando le venivano estratte dal sito, le trovavi sempre ripiene di osso, e comunque lavoravano molto bene, perché ovviamente sono delle frese che vengono chiamate alesatori, ma queste qua, avendo questi scarichi qui, detergono ancora di più l'osso, con la fisiologica ovviamente. E vedete, in questo caso, appena io l'accelererò, vedrete quanto la fisiologica passa perfettamente anche oltre la boccola. E questo è proprio un disegno che ho fatto alcuni anni fa e che finalmente Guimas adesso ha messo in produzione. Vedete, proprio lo sto facendo andare a rallentamento e si vede proprio quanto la fisiologica penetra e i trucioli vengono asportati. Ok, e questo è un passaggio importante anche qualora si decidesse di fare chirurgia, soprattutto quando si decide di fare una chirurgia flapless. La verità è che non abbiamo mai avuto problemi di surriscaldamento dell'osso, anche perché durante i corsi io spiego sempre qual è il giusto movimento per la perforazione, ma comunque con queste frese siamo ancora più sicuri di tutto. Questo è l'impianto, in questo caso mi sembra di aver scelto un impianto slim fit, mi pare, perché avevo visto che la densità ossea, non solo nella progettazione implantare, ma anche nella resistenza della fresa, era una resistenza importante, quindi ho optato per utilizzare un impianto slim fit. Ovviamente l'impianto viene inserito sempre con tecnica guidata, con il suo montatore, viene avvitato con il micromotore, con il contrangolo, e poi successivamente finalizzato con il cricchetto dinamometrico. Riuscite sempre a vedere e a sentire? Sì, tutto a posto. Perfetto. Sì, sentiamo. Quindi viene posizionato, viene inserito l'impianto, queste tacche che vedete a disposizione corrispondono alle 12 posizioni dell'impianto. Tradotto, questo impianto ha un'interfaccia esagonale con un doppio esagono. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo non 6 posizioni ma 12 posizioni, e quindi qualora fosse necessario inserire un moncone inclinato, che possa essere un moncone MUA o che possa essere un moncone per protesi cementata, noi possiamo decidere la posizione dell'esagono, anzi del doppio esagono. In questo caso non ho fatto la preparazione crestale, perché in questo punto avete visto che l'osso era abbastanza sottile, quindi ho preferito generare una piccola espansione. Comunque sì, avevo utilizzato l'impianto slim fit. Viene tolta la fresa che mi aiutava alla stabilizzazione della dima. In questo caso mi sembra di ricordare l'impianto fosse un 4x10, quindi viene posizionata la fresa fino alla quota, che è 10, vi ricordate che avevo appena passato la 8, vedete sempre la fisiologica come viene trasportata verso il basso, quindi verso il sito implantare,
e soprattutto i trucioli vengono tirati fuori, quelli non si notano tanto, perché ovviamente essendo con un lembo aperto i trucioli scappano via da fuori, da sotto. Poi viene utilizzata la fresa, in questo caso per aumentare il diametro, quindi abbiamo la fresa in questo caso 4x8 e poi 4x10. Invece distalmente l'impianto era un 4x8, quindi passiamo, ricordo che l'impianto era leggermente più duro, l'osso era leggermente più duro, e quindi ho preferito fare un passaggio con la fresa 3,5x8 e poi con la fresa 4x8, o meglio, eccola qua, la 4x8, fresa del diametro per l'impianto 8. Sempre la penetrazione deve essere in una maniera, diciamo, non troppo aggressiva nei confronti della corticale. Questo è l'impianto 4x8, non ho fatto l'impianto slim fit, ma il normal fit. Qui faccio vedere quanto la superficie dell'impianto riesce a imbibirsi di sangue. Viene inserito all'interno della boccola e ovviamente prima con il contrangolo e poi con il cricchetto dinamometrico viene portato alla sua quota. Ovviamente la quota si ha quando questa parte va a battere perfettamente sulla boccola. In questo caso ho preferito, ecco, il montatore, una cosa importante, una volta che viene posizionato con il suo impianto direttamente abbattuta, lui, il montatore, funge ulteriormente da stabilizzazione della dima stessa. Difatti noterete che ho messo l'impianto, il pin, ok, poi l'impianto mesiale, che era quello che mi stabilizzava la dima proprio schiacciata sui denti, e poi l'impianto distale. Ovviamente il margine di errore che potrebbe esserci è tendente a zero, quindi anche soprattutto sull'impianto nel centro, ok? Viene inserito il terzo e ultimo impianto, anch'esso con il contrangolo e poi con il cricchetto. Per la verità non sarebbe necessario utilizzare il contrangolo, perché nella chirurgia guidata non abbiamo il rischio che l'impianto possa cambiare il suo asse di inserimento. Questo è impossibile perché ovviamente in guidata anche l'impianto viene inserito con tecnica guidata. Una volta posizionato l'impianto, il terzo ed ultimo impianto, a questo punto viene rimossa la vite che sta all'interno del montatore. Vi ricordo che gli impianti sono avvitati ai montatori. Eccola qua, mi fermo un attimo. Vedete che questa è l'immagine frontale e questa qui è la vitina che unisce il montatore all'impianto che ormai è già inserito nell'osso. Quindi vengono rimosse queste tre vitine e poi l'ho già rimosse, viene rimosso il pin laterale, che ahimè c'è sempre bisogno di una pinza perché è molto, il fit con l'osso è molto ampio, e a questo punto riregolarizzo leggermente l'osso affinché gli impianti siano perfettamente faccio notare che gli impianti GIMAS hanno la parte superiore dell'impianto che è leggermente inclinata ed è stata lucidata, quindi è lucido. Dall'immagine vorrei precisare che comunque sia, soprattutto questo impianto è leggermente più inserito, più profondo rispetto a quella che è l'osso, perché comunque sia, secondo il mio punto di vista, qualunque impianto dovrebbe essere sempre posizionato leggermente più profondo. Vedete che il lembo che io ho aperto, normalmente apro un lembo anche più piccolino, in questo caso specifico per motivi di riprese ho aperto un lembo un pochino più ampio per mostrare a tutti quanti il livello di precisione. Una volta fatto questo,
decido di finalizzare direttamente posizionando le viti di guarigione. Il paziente in questo caso non aveva nessun apparecchino mobile e quindi ho potuto posizionare le viti di guarigione. E vengono avvitate anche queste al proprio torque di inserimento e soprattutto, cosa importante, vedrete che adesso riposizionerò il lembo e quindi quella parte di gengiva che poteva originariamente essere poca o mancante in alcuni punti, in questo caso, soprattutto la parte vestibolare, vedete che mi ritrovo un gommone di gengiva aderente direttamente sia vestibolare che linguale. Quindi io preferisco utilizzare in questi casi una sutura riassorbibile, anche perché molto spesso lavoro con pazienti che non sono miei, quindi non ho nemmeno la briga di togliere suture e cose del genere. E una volta fatta la mia sutura, che mi garantisce anche il mantenimento del gommone di gengiva aderente, a questo punto, eccolo qua, è possibile vedere la quantità di gengiva che abbiamo. Vedete che qui, aspetta, torno un secondino indietro, non troppo. Ok, vedete che, vabbè, non tanto in questo punto, ma tutta questa gengiva io me la ritroverò poi anche al momento in cui verrà finalizzato il lavoro. Quindi, fatto questo, viene fatto un controllo radiografico, eccolo qua, vedete come tutti gli impianti sono stati posizionati perfettamente in cresta. Vi ricordate che questo impianto era stato progettato un pochino più profondo in quanto la parte crestale era molto sottile come spessore, quindi non per questo ho utilizzato una vite di guarigione più alta e soprattutto questo è la chirurgia fatta. Il paziente lo riabiliteremo fra circa 3 mesi, in cui verrà svitata la vite di guarigione e verranno inseriti i T-base per la realizzazione della protesi con scansione interorale e quindi riabilitato con una protesi in zircone. Io vi ringrazio qualora ci siano delle domande io sono a disposizione per rispondere. Credo che prima delle domande, subito, insomma, se ci sono delle domande, poi passerò il microfono appunto a Giancarlo, il quale vorrà presentare quello che GIMAS ha intenzione di fare con le attività dei corsi. Mi sentite sempre? Sì. Ok. Ho tolto un po' di visione, vero? Sì, dottore. Ci sono domande? Qualcuno voleva fare qualche domanda? Ciao Andrea, sono sempre io che ti faccio le domande. Ho sempre la sensazione che l'accoppiamento tra il montatore e la boccola, quindi il fine corsa, mi sia sfuggente. Come hai detto te, è un attimo, visto che è un dodecagono, è un attimo fallare, ma non è importante più di tanto fallare la posizione di dove tu voglia mettere il dodecagono o il doppio esagono che hai a disposizione con gli impianti GIMAS, però metterlo un pochino di più sotto cresta rispetto al progetto ogni tanto mi dà fastidio, specialmente se magari i limiti della collisione con il nervo alveolare inferiore sono scarsi. Quindi tu su che cosa basi il corretto accoppiamento del fine corsa, perciò, tra il montatore e la boccola? Cioè, quando tu decidi che ti è sufficiente quel tipo di accoppiamento? Perché ogni tanto a me capita, però non ho mai messo un pin di stabilizzazione
in quei casi come il tuo, quindi ho sempre la possibilità che possa, e quindi la sensazione che possa flettere, essere causata questa mia sensazione dal fatto che fletta la lima. Allora, la tua considerazione è corretta, nel senso che soprattutto in delle creste dentule così lunghe, ok, e il margine di errore nei confronti della flessione della dima è un problema che esiste e lo è ancora più evidente nel momento in cui tu sollevi un lembo. In questo caso, magari non l'ho fatto notare, nel momento in cui io sollevo il lembo, lo sollevo perfettamente fino a 2 mm distale all'ultimo impianto, all'impianto più distale, affinché la dima non solo abbia, come in questo caso, l'appoggio sui denti, non solo abbia il pin laterale, ma abbia anche un appoggio distale oltre il mio impianto. Beh, ti sto prendendo un po' in giro, Stefano, anche per il fatto che sappiamo benissimo che se anche appoggia sui tessuti, appoggia sui tessuti molli. E quindi il torque di inserimento di un impianto potrebbe comunque far flettere un pochettino la dima. Quindi il consiglio che io ti do è che magari se hai la possibilità di ricontrollarlo dopo, oppure di provare anche con il dito a cercare di ultraflettere, sovraflettere la dima stessa per vedere se ha gioco sul montatore. Tradotto, se vedi che col dito spingendo, non è un metodo empirico che funziona, spingendo vedi che la dima va ancora oltre, potrebbe essere che il montatore potrebbe andare ancora più in giù, e quindi valuti se la tua quota è quella giusta oppure no. Però la domanda è molto pertinente, quindi sì, una considerazione molto giusta. Grazie a te, fermo restando che il tuo suggerimento di mettere anche in questi casi un pin laterale è assolutamente diciamo l'uovo di Colombo, perché a questo punto la dima, che abbia o non abbia l'appoggio sul tessuto molle, la dima non si flette più. Flette meno, certo. Avrei voluto mettere il pin ancora più distale, ma ahimè c'è sempre il problema dell'apertura della bocca. Vabbè, si parla adesso l'orecchio, no? Cioè, la retro, assolutamente sì. E quella è proprio una guidata dall'orecchio. Grazie mille. A voi. Quindi, se ci sono altre domande, ben venga. Altrimenti, lascio lo spazio.